è un bel percorso, 700 ai giorni nostri poi in pratica. Sì, è un percorso abbastanza lungo, però chiaramente in un libro di 160 pagine non si può descrivere tutto, ma a sommi capi e in modo molto semplice e divulgativo ho trattato gli argomenti più emergenti, più importanti, non lo so, per esempio ho trattato il periodo borbonico, sono partita dal 1799 col periodo imperiale, poi con i Borboni e poi siamo arrivati al percorso dell'unità d'Italia. Un'unità d'Italia che, come sappiamo, non è quella reale raccontata dai libri e dai testi scolastici, ma, e l'ho voluto evidenziare nel libro, come è avvenuto questo percorso. Poi vado a parlare del fenomeno del brigantaggio, sempre inerente al territorio di Crotone. Parlo del brigantaggio, poi faccio un accenno al castello, al porto, parlo poi dei vecchi monumenti ormai in disuso come il convento dei Cappuccini, ho descritto poi i portici, che, molto, perché mi è venuta questa idea? Perché vengono molti studenti in biblioteca e mi chiedono notizie, perché grazie alla mia attività di bibliotecaria che nasce questa passione, questo desiderio di divulgare, e mi chiedono notizie sui portici, non c'è niente, c'è qualche rigo in qualche libro e basta. Allora, beh, facciamo una paginetta anche sui portici, che io mi rivolgo specialmente ai piccoli. I piccoli che devono conoscere il nostro territorio per poterlo amare e rispettarlo. Quindi divulgare la nostra storia. Abbiamo una bella storia e la dobbiamo conoscere tutto. Finché io ce la farò, cercherò sempre di mettere a conoscenza di tutti la nostra storia.